buongiorno. Sei Camargo. Dio può, ma che cazzo? Ma no! Ma no! Che sei matto, sei? Ma sei aperta la pista di sotto? Ma come? Ma come? Ma come? Ma che cazzo? In pista col Vespino! Ah, l'hai proprio persa. Cosa persa? Ah, la targa. Per essere un rider devi subito tagliare qua come. Ma scusa, se devi fare altre due impennate te lo togli. Infatti. Questo è il mezzo per impennare. È un movimento di braccia. Poi la senti un attimo tu e poi provi a alzarla. Porca puttana. Sembra facile. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi, come avrete già visto, il livello di ignoranza in questo video è veramente parecchio. Allora, vi spiego dunque, qualche giorno fa ho pubblicato una storia con la mia Vespina e mi ha risposto, pensate un po' chi, lui. Per chi di voi non lo conoscesse, Ale è un pilota di Cattolica, quindi proprio conterraneo, che ha fatto 2 anni in Superbike, quest'anno, l'anno scorso, in Superbike Italia. Ha corso nel CIV, ha corso nel CEV, ha corso nel CIUV, ha corso per strada, nel parco, con la bici, corre dappertutto. E mi ha chiesto, ma la tua Vespa in penna? Gli faccio sì, se ci sei te sopra, perché se sono io, purtroppo no, non sono capace. E siccome era da un po' che mi frullava nella testa di fare portare un video sul canale in cui qualcuno mi insegnasse a impennare, comunque è una cosa che non sono mai stato in grado di fare, non ho mai neanche in realtà provato più di tanto, e appunto ho colto l'occasione per conoscerci e per imparare, o meglio provare a imparare appunto a impennare. Questo sarà il primo episodio in cui vedrete in realtà che, oltre a guardare lui, ho provato qualche volta ma niente di più. Io in questi giorni mi sto esercitando e poi magari nei prossimi episodi vedremo di riuscire a migliorarci sempre di più. E in descrizione trovate il suo profilo Instagram, andate a seguirlo così vedrete se faremo anche altre cose insieme. Non perdiamo altro tempo e buon divertimento. Buongiorno. Sei Camargo. Poi col casco integrale. Tutto a posto, tutto a posto. Bene. Questa adesso te la racconto. 180. Aspetta, te quanti anni hai? Io 96. Te sei più grande di me. È un anno. Sì, questa c'ha 180. C'ha 14enne, c'è il numero 1. C'ha la centralina lì, non che puoi regolare tutto lì, i livelli di carburazione, puoi settare le map che ti parlano a te. Voglio credere. L'avevo vista in giro, ma non pensavo fosse la tua. Ah, sì, voglio. C'hai da darci una. Adesso tocca, poi attocca tanto. Ti dico la verità, mio amico ci impenna parecchio con questa. E in realtà, proprio se non vai a L completamente, è difficile andare a L. Cioè, che impennate se non vai a L. C'è ragione anche te. Di cosa parliamo? Allora, volevo vedere una roba. Volevo vedere perché non sono sul casco. Cioè, se non lo vuoi integrale, questo ce l'ho. Perché sono uscito di casa con questo qui? Perché andare in giro con l'integrale con la Vespa non fa. Questo è perfetto invece. Questo è perfetto. Vedi? Questo è perfetto. Rai, no? Come stai? Ti avrei adesso in forma? Vedi, allora io ho tagliato il portatarga che arrivava qua. Hai fatto bene. Qua però tocco lo stesso, capito? Come cazzo fai a toccare? Anche qua tocco, guarda. Guarda qui. Dio po'. Sotto 3 volte. Con questo? Sì. Sei carico? Ah, io. Una cazzata per la SA, fa da solo. Il motorino non ce l'avevo il 50, avevo l'ape, capito? Quindi non ho mai provato a imparare con quello. È importante quel motorino. Infatti. Hai visto il booster che c'è in garage? No. Adesso non vuoi in grado di impennare? Secondo me, dalle ultime cose che ho visto, mi sembra di sì. Vedi, guarda. Io a 14 anni avevo il booster, me l'hanno sequestrato e poi l'ho venduto per non aver beghe. Quando ho fatto 20 anni, 2 anni fa, ho detto vabbè, avevo 2 soldi, cioè 300 euro, lo ricompro. Tramite passaparola l'aveva venduto uno, che l'ha venduto un altro, che l'ha venduto. Hai preso proprio quello? L'ho ritrovato, il mio telaio, con il mio telaio tutto quanto. E te. Me lo sono ricomprato, te lo sistemo, solo che ho iniziato i lavori. Anche te è molto discreto con i colori, vedo, bello. Sì, dai. Io boh. Finalmente dopo tutta la roba con Salvatore nasca qualcosa di serio, con la Vespina. Ah, ma guarda che anch'io in realtà, adesso perché con la Ducati, questa mi tocca usarla perché andarci in giro non è comodissimo. Questa è il V2, vero? Com'è divertente da usare? Sì, è facile. Piccolina. Te la senti tua, esatto, è proprio stretta, piccolina. Io prima c'avevo una CBR 500, che quella ci andavi in giro come se fosse uno scooter, quindi questa non l'ho mai usata, invece da quest'anno mi tocca usarla. Oh, se ci fermano ti fermi te? Ah, sì, tanto guarda qui. Dio può, ma che cazzo? Ma no! Porca puttana! Oh, polvere? Passo! Ma no! Che cazzo! Bene ancora! Che sei matto, sei! Mi ricordo dove sei! Merda! Ma sei aperta la pista di sotto? Ah, sì, c'è!
Vedi, se per fare ste robe ti diverti anche con lo scooter. Ma come? Ma come? Ma come? Ma che cazzo? Lo cagnare. Era un altro. Ah, io non ho visto niente. Non c'ho una telecamera qui. Lui è un cattolica, sì. Non è capace di impennare, va in moto, c'è V2, eccetera. Ok. Allora, Daniela, sono industriale, ti segna a fare impennate. Passa avanti, ho detto, ma questa non si apre, ma sono due piedi in pista. Dai, vieni. Di no? Vieni. In pista così è sesto, no? Dio boh, più di lui. Facile, no? Così, così? In pista col Vespino. Cosa vuoi provare? Forse meglio con quello. Ora prova te a fare un giretto con questo, così dici, capisci cos'è meglio per iniziare. Ma questo dietro? Fondamentale. Immagino. L'hai proprio persa. Cosa ho perso? Ah, la targa. Sfondata, bello. Apposta. Adesso non c'è più. Non c'è più problema. Fanculo. Perché c'è ancora il pezzo, hai volato via solo la targa, vedi? Devi fare la manovra come la mia, per essere un rider devi subito tagliare qua come... Ma scusa, potete. Se... Fare la staffettina, da rider, cioè, minimo. Ma se lo togliamo questo a sto punto? Toglielo? E dopo come vai a casa? Devi fare altre due impennate e te lo togli. Infatti. Ma io mi domando come fa un anno ad aver la Vespa ancora andare in giro impennare. Un anno? Questo lo da 4 anni. È incredibile, incredibile. E c'ha un V2 per andare in giro, capito? Neanche con quello sono incapace. Suona, però? Cazzo. Sembra facile. Perfetta! Questo è il mezzo per impennare. Sì, mi devo spostare indietro. No, semplicemente quando appena punti il gas è un movimento di braccia. Poi tutto praticamente quasi con l'addome, quindi è veramente una caccia. Cioè, all'inizio ti sembra ricappottarti, però io ci sento il pugno in mano. Però è veramente fatto. Io ci sto 3 ore, non era capesso niente. Che non sì, sì. Questo vorrei andare più là, invece con lui è tipo un safety. Dai, allora. Fai il tentativo, non è che devi fare tutto oggi, capito? Sì, certo. Inizia a dare un pochino di gas piano piano e la senti un attimo tu, e poi provi a alzarla, ti si alzerà di così all'inizio. Guarda cosa fai, te stai tutto in avanti. Quello. Devi lasciarti di lì proprio essere polleggiato per impennare. Apri. È che ti piglia male, Diobo. Sì, perché hai quella sensazione lì, Diobo, che... Più convinto devi dargli, più... C'è... C'è un amico con un booster? Cioè, il booster fa da solo. Dobbiamo trovare uno col booster. Ah, posso sentire, tanto faccio una storia, in giro di 2 giorni il booster lo trovo. È tanta pratica. Prima o poi ti capotterai anche, devi metterlo ancora. È quello che non voglio che succeda. È che quando sente che si alza mi prende un attimo male. Esatto. Quando sei lì devi continuare. Non è che basta che dai gas e poi lo chiudi. Devi continuare a tenerlo dopo. Non saper impennare a comprare un Ducati. Cioè c'è nel mezzo per forza, capito? Lo so, però devo. Ma tutta esperienza. E poi anche con quella non sono capace, quindi. Sembra facile veder lui. Nella Vespa, come tutti gli altri motorini, c'è il motore dietro, che è la parte più pesante. Sì. Davanti non è praticamente. Lo so. Quindi, una volta che hai dato la pacca per tirarla su, poi l'equilibrio tutto, cioè davanti è leggerissima, hai capito? È una cazzata. È che devo avere il coraggio di aprire più gas quando si alza. Sì. Più gas, cazzo. Vedi, lui dà tutta la botta, da. Con questo qui, adesso lo faccio provare, però è totalmente più difficile. Cioè, guarda che botta mi taglia questo qui, Sì, molto di più, sì, si vede. Così. Tutto. L'hai preso quello grigio? Sì, sì. Sicuro? Io posso, sono sicuro. Se n'è la metà, ce n'è. Anche senza gas, guarda. Puoi anche togliere il gas.
gas dopo, una volta che te sei in equilibrio. Ah, lo so, una volta che... Tutto controllo, hai capito? Prova, sì, sì. Però vedrai che non è così difficile. No, ma poi... Mi fai un fioretto per adesso? Da qui a settimana tutti i giorni. Ci avevo provato già con un mio amico a fare sta roba, solo che poi provi 10 minuti, ti passa la voglia e dici, vabbè, dai, fanculo. Ah. Lo so. Io boh, è strano. Se, vabbè, non da gas! Cazzo, non va avanti. Troviamo un booster, ti metti lì, ma col booster è veramente... Ah, ma lo so, non pesa 30 kg. Sì, questo senti. La mia posizione è davanti, sono dietro, vai in prossimo. Ma poi c'è scritto, se su due ruote hai paura, tieni aperto e vai su una, allora... Dai. È un consiglio che io do a qualcun altro. Te fai così, te impenni, quando lo alzi vai davanti col posto. Sì. E invece di... Prova a lasciarti andare. Faccio un rugolone pazzo che ridete fino a domani. Però è vero, Diabò. Perché te tiri e quindi te vai davanti e tiri così, poi atterri così. Invece, braccia sciolte, quando te ti butti su, devi andare col corpo indietro. È una tecnica, tipo un'arte che ti fa. Lo so. La dolcezza del mondo. Voglio farti vedere come fai. Tipo lo specchietto full carbon. Come fai così, guarda. Hai capito? E quello che ti dici. Sì. Facile. Pazzo. Pesa talmente poco. Lo so. Fermi, metti un piede e la riprendi. Bellissimo. Sì. Se sei capace. Per oggi, babà. Ma come si fa qui? Cosa faccio? Lo stacco dello sto pezzo? Ti dico, io ho flessibile, tagli qui. E qua ci attacchi un ferrettino con una staffa. Vedi io come l'ho fatta? Sì. Sì, così. Un pezzo di lamiera, ci ho messo 4 rivetti alla targa. A parte che è più vissuta qui. Decisamente. Bene, il Ducati, hop. Ma lui da solo, deve anche stare dietro. Di, va bene. Adesso vai veramente, cerco di rimediarmi un boosterino. E poi dai, ci rivediamo e facciamo seconda lezione. Ti dico, ti darei il mio, ma ancora hai visto come è messo, capito? Chiaro. Bello però la Vespina, prima volta che lo uso, sai? Questa qui io ci ho fatto 2 anni in panoramica che andava anche con i bastardi. A me delle moto non me ne fregava un c***o. Avevo comprato questa e con un mio amico abbiamo iniziato a sgarellare così in panoramica. E dopo da un giorno all'altro mi ha detto, ascolta, prendi alle moto. Io sono appassionato più di tutti forse, ma... Non è che mi piace tanto a me la moto, ma mi piace guidare. Sì. Un booster, una moto, un pit bike. Oh, quante ne ho perse di targhe io in giro. Immagino. C'è un pezzo di fil di ferro, dai, per arrivare al tuo garage. Dai, fatti un giro, fai un giro. Porca puttana. Sì, questa qui purtroppo quella roba che fai te col freno non. Cioè anche ci dai tutto, non, la ruota dietro col cazzo che ti fa un fischiettino. Cioè, ne se ti spiego. Davanti la schiaccio un po', sì, che rallenta, e col dietro dopo la derapata è col corpo che fa col compasso. Ok, tipo MotoGP con la PlayStation, io faccio quello. Vedi primo pomeriggio. Beh dai, ne ho fatte 2 o 3 che dai, non mi sono dispiaciute. Primo pomeriggio insieme hai già perso la targa, okay. E hai già rischiato la vita un paio di volte, come lo vedi? Belli i lavori di fascetta, migliore. Sì, lo so. A parte che devi togliere perché non è racing, capito? E che comunque il discorso è che secondo me, vedi anche come l'ha messo lui adesso? Sì. Non la tocchi così? Certo che la tocchi, però vedi, se fai una lamiera come la mia, al massimo si piega, poi se sì. Io la lamiera vai 30 centesimi. Sì. Ma poi cioè, secondo me il portatarga in uno scooter è tipo tergi dietro nelle macchine. Sì, inutile. Lavoro da paura, Jarno. Hai visto che roba? Grazie intanto anche per la disponibilità. Grazie per la visita. Grazie anche da parte mia, alla prossima. Grazie. Ciao. Voto a te 9,5, a me 4,5. Scarsi. Bene ragazzi, questo era il primo episodio di questa piccolissima serie. No, vabbè. Vi ricordo di seguire Ale sui social, vi lascio il suo canale Instagram qui sotto. Prossimo episodio cercheremo di rimediare un booster e vediamo di imparare a fare 2 o 3 cazzatine con quello. Ti ringrazio anche per il casco. Ah, va là. Adesso parli al volo perché ti diverti. Ah, voglio. Io dai, in compagnia, anche con te sei appassionato, insomma, è figo. Sì, è una roba che ho sempre dovuto fare, ma sì. Sono andato a comprare il sapone liquido con la borsa da 2 litri al Conad. Okay. E mi si è aperta mentre tornavo a casa, nella vasca dove c'erano tutti i documenti, quindi ho tolto tutto. Questo come l'appoggi? Così. Devo fare 10 metri, vaffanculo. Per ora grazie. Un piacere. Alla prossima. Vai piano.